Nella prima gara del 2019 il Pescara esce sconfitto a sorpresa ad Alfano nell'amichevole giocata all'Adriatico di fronte a 400 spettatori. Pillon ha schierato nel primo tempo con il canonico 4-3 la squadra con Fiorillo in porta, Balzano, Gravione, Perrotta e Crecco in difesa, a centrocampo Macin, Brugman e Canutè, mentre in attacco spazio a Del Sole, Mancuso e Antonucci. I marchigiani rispondono con il 3-5-2 con Sara in porta, difesa a 3 con Konaté, Sosa e Celli, a centrocampo sugli esterni Vitturini e Setola con Tascone, Selassie e Lazzaro al centro e Da Silva e Ferrante in attacco. Prima emozione bianca-azzurra al secondo con una punizione di Del Sole alta, risposta ospite al decimo con una buona opportunità per Ferrante, al 23° fallo in area marchigiana di Celli su Antonucci con Di Martino che vede il rigore assegnato dal direttore di gara e trasformato da Mancuso con un tiro angolato. Il match è equilibrato con gli ospiti che non stanno a guardare e che trovano al 38° il pari con un eurogol di Tascone, al 43° e poi Vincenzo Fiorillo a salvare su colpo di testa ravvicinato di Da Silva su cross di Vitturini. Nella ripresa poche emozioni con le tante sostituzioni operate da Pillone ed Epifani a fare soprattutto cronaca. Da segnalare nel Pescara il ritorno in campo di Cristian Capone dopo il grave infortunio. Al 28° arriva il gol vittoria ospite con Acquadro che mette alle spalle di Castrati dopo una deviazione di Canutè. Al 43° il Pescara l'occasione per il 2-2, ma la punizione dell'ex ascolano si stampa sulla parte alta della traversa. Per i biancazzurri è sconfitta con i marchigiani, ma da domani si inizierà a pensare alla gara di campionato con la Cremonese. Pillone è arrabbiato e si aspetta con i grigiorossi ben altra prova.